Logos Web Radio. Ciao a tutti ragazzi, sono Letizia e sono qua oggi con Chiara Stefani dell'associazione Il Mostro, che si occupa di arte d'avanguardia, musica, teatro e cinema sperimentale e che da parecchi anni collabora anche con il comune per il centro giovanile per quanto riguarda progetti di didattica di base e formazione artistica di band emergenti legate al rock. Sono qui con lei per parlare dell'evento che si svolgerà al Blogos il 28 e 29 marzo 2009, Bogground. Da cosa è nata questa idea? Beh, l'idea è nata sicuramente da una raccolta in questi anni dei bisogni dei gruppi emergenti e attraverso anche un'accurata indagine di quello che era il territorio. I gruppi lamentano la difficoltà di trovare spazi dove suonare e la difficoltà anche di poter promuovere la propria musica. Stiamo infatti parlando di gruppi che non fanno cover ma solo musica propria, sia nella produzione che nella distribuzione dei propri materiali. Che cosa succederà il 28 e 29 marzo? Ma Bogground è intesa come una due giorni sul rock underground bolognese. Ormai è praticamente mezzo secolo che Bologna produce rock e sforna bands, dove queste band storiche, a partire insomma dagli anni 60, se mai fosse possibile, e le band emergenti possono trovare un momento per incontrarsi, far parte di un terreno comune, di una storia comune, intergenerazionale, e scambiarsi esperienze, strategie, in modo da in qualche modo supportare le difficoltà di cui parlavamo precedentemente. Dunque Chiara, so che hai organizzato l'evento attraverso un lavoro di ricerca capillare sul territorio. Sì, è stato difficilissimo comunque riuscire a recuperare persone, personaggi, band storiche e anche un panorama delle band emergenti che purtroppo hanno una mortalità abbastanza necessaria, dato che appunto tutte le difficoltà sono abbastanza insormontabili. Per fare questo lavoro di ricerca capillare ovviamente mi sono rivolta a esperti del settore, in particolare Scandellara, attraverso Moreno Spirogi, e ho chiesto anche a Claudio di Sottotetto. In qualche modo tutti hanno dato una grossa collaborazione tirando fuori nomi e personaggi che poi siamo andati dettagliatamente a elencare e contattare, anche grazie all'aiuto ovviamente di Blogos, di Montagna di Suono, che ci hanno aiutato appunto in una ricerca capillare, direi. Quali sono nello specifico gli eventi organizzati e quali magari i temi che saranno affrontati in questi due giorni? Come accennavamo prima, ci saranno questi incontri che io ho pensato attraverso tavola rotonda, in modo da poter mettere appunto meglio a confronto e sullo stesso piano persone, anche se di generazioni diverse, che lavorano nell'ambito dello stesso campo e incontrano comunque le stesse difficoltà. Quindi ho pensato nella giornata di sabato di organizzare una tavola rotonda che ricostruisse un po' la Bologna del passato, dei tempi d'oro, quindi dagli anni 60 agli anni 80, quando effettivamente c'era la possibilità di avere più spazi e molta autogestione. Ho affidato questa tavola a Oderso Rubini, personaggio in assoluto più competente in materia e che ci può aiutare anche attraverso e le sue memorie storiche, ma anche la documentazione che lui ha, audio video di tutta quest'epoca. In questa tavola rotonda infatti parteciperanno gruppi storici come Judas, Schiantos, molti gruppi degli anni 80, quindi Avvoltoi, Deus Ex Machina. Questa ricostruzione servirà alle band emergenti per sentirsi parte di una storia, ma anche per conoscere quello che è un certo tipo di percorso proprio basato sulla ricerca musicale e l'autogestione nella parte pratica promozionale.
Nella domenica invece ci sarà nuovamente un'altra tavola rotonda, stavolta l'ho affidata a Pierfrancesco Pacoda perché i temi saranno invece molto attuali: produzione musicale, spazi dove poter suonare, la distribuzione, la promozione, rapporti con le etichette indipendenti, le agenzie. Quindi ovviamente a questa tavola rotonda non saranno presenti solo band, ma anche tecnici del settore come gestori di locali, organizzatori di eventi, discografici, personaggi legati alle agenzie o studi di registrazione, per dare appunto la possibilità ai ragazzi di entrare in contatto con tutto questo fermento che ancora c'è a Bologna, ma è sempre più sommerso e sempre più frammentario e quindi diventato quasi inaccessibile. Parallelamente a queste tavole rotonde ci saranno anche altri eventi? Sì, ovviamente non può mancare il momento musicale. Quindi alla sera, invece di proporre il nostro consueto Monster Festival, che è il festival delle band emergenti, stavolta sul palco saliranno sia le band emergenti che le band storiche, ovviamente non distribuite per giornate, ma mischiate insieme proprio per fare in modo che si sentano parte di un insieme e parte di un movimento culturale. Inoltre abbiamo pensato di attivare uno spazio di promozione per i gruppi dove potranno esporre le proprie produzioni, dal disco a eventuali gadget o pubblicazioni che hanno in qualche modo prodotto. Inoltre faremo uno spazio dedicato proprio alle pubblicazioni della cultura del rock bolognese a partire dagli anni 70 più o meno, ma anche più indietro. Esistono appunto pubblicazioni poche ma buone rispetto a questa storia, e sicuramente attiveremo anche uno spazio di visibilità di materiali audio, video e fotografico per la documentazione insomma delle varie rocche. Chiara, chi parteciperà all'evento? Ci puoi fare qualche nome? Ma i nomi sono veramente tantissimi, al di sopra delle nostre aspettative. Abbiamo ricevuto adesioni a destra e a manca, sia di gruppi storici e in particolare anni 80. Abbiamo già citato Avvoltoi, Lino, Misto Territal, Deus Ex Machina. Abbiamo la realtà del Blues Bark, anche questo legato appunto anche all'organizzazione del famoso Avere i Blues. Abbiamo già citato Judas, gli Schiantos, ma abbiamo anche Jack Daniels Lovers, i Disciplinata, gli Spaghetto, alcuni gruppi degli anni 90, le Mambo Rumble, anche se la presenza femminile purtroppo è numericamente inferiore, come pure tutta una serie di gruppi emergenti ormai affermati come gli Emoglobina, La Stanza, i Sushi Bar, The Tunas, i Profexy, non vorrei dimenticare i Rain fra i gruppi storici, più tutta una serie di personaggi, scrittori, giornalisti, oltre ai discografici e persone che lavorano nel settore. Ci sarà una presenza del Covo, una presenza dell'Estragon, Radio Città Fujiko darà una presenza molto significativa attraverso sia una registrazione delle due giornate ma anche una presenza alle tavole rotonde. Per quanto riguarda i concerti, suoneranno i Deus Ex Machina, Fabio Testoni degli Schiantos, Franco Carotta dei Judas, Gianluca Galliani dei Gas Nevada, gli Avvoltoi, gli Emoglobina, il Parto delle Nuvole Pesanti, La Stanza, Lino e Misto Territal, i Mantrica, Miss Patty Miss and the Magic Circle, le Mambo Rumble, i Profexy, Sushi Bar, The Tunas, Davide Blandamura e chissà, può darsi che qualcuno che già, esatto, si aggiunga e si porti dietro lo strumento. Perfetto, allora ci vediamo il 28 e 29 marzo al Blogos per Background. Grazie mille, Chiara. Letizia, Blogos Web Radio.